mattinata nelle Marche per il commissario straordinario dell'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, e per il capo nazionale della protezione civile Fabrizio Curcio, che accompagnati dal governatore Francesco Acquaroli e dall'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, hanno inaugurato nelle Marche il nuovo punto vaccinale di Macerata e poi toccato con mano la funzionalità del lab anconetano del campo Paolinelli. Una visita che, coincisa con una giornata interlocutoria per la campagna vaccinale, a poche ore dal ritiro di AstraZeneca dalle somministrazioni agli under 60, ma anche all'indomani di una giornata confortante per le Marche, in cui si sono toccate 9.000 vaccinazioni in un giorno. Credo che con il commissario sia già iniziato, ma debba proseguire un percorso che sia, insomma, foriero di tanti risultati. Lui è comunque una persona molto disponibile, che riesce sempre a trovare le soluzioni giuste, quindi è importante la sua visita qua nelle Marche. Oggi ci sarà un punto di svolta importante. Già ieri abbiamo realizzato più di 9.000 vaccini, sono un numero veramente impressionante se pensiamo a quello che accadeva circa un mese fa. E poi c'è tutta un'altra serie di importanti novità che saranno messe sul campo quando il numero di vaccini ci consentirà di coinvolgere anche le associazioni di categoria, le imprese e i sindacati. In questa maniera credo che raggiungeremo numeri che potranno mettere in sicurezza la nostra popolazione il prima possibile. È chiaro, proprio concludendo questo ragionamento, che tutto deriva dalla quantità di vaccini che ci vengono consegnati. Ieri le Marche hanno fatto oltre 9.000 vaccinazioni e da questa settimana devono arrivare intorno ai 10.000 per poi portarsi a regime, in quello che noi vogliamo a fine mese, per essere in linea col piano, intorno alle 15.000 vaccinazioni. Voglio parlare di questo centro perché questo centro è l'essenza del piano vaccinale che ho presentato agli inizi di marzo. Sostanzialmente, come ha detto il responsabile di Unicredit Marche, è l'unione che fa la forza. Cioè, questo è un centro ideato dalla regione, realizzato dal comune di Macerata, ma soprattutto organizzato e potuto mettere in atto perché c'è stata un'unione, una sinergia fra istituzione pubblica e istituzioni private. Un'unione che fa la forza nella campagna vaccinale e che sia Macerata sia ad Ancona non ha dimenticato l'estrema sottolineatura al coinvolgimento dei tanti volontari di protezione civile a supporto della campagna vaccinale. L'affluenza c'è, i medici si stanno impegnando, un plauso ai ragazzi della protezione civile che ininterrottamente da diversi mesi sia sulle vaccinazioni che sui tamponi lavorano. Oltre 62.000 le giornate uomo effettuate nell'ambito di un anno. I numeri, come diceva il generale Figliuolo, stanno dando ragione nelle vaccinazioni, aumenteremo, come ha detto, a fine aprile. Siamo protagonisti, sì, ma con tanto cuore, e anche stiamo anche un po' soffrendo anche noi per dare una mano a tutti, ma ce la faremo, i ragazzi si sono messi a disposizione. Andiamo avanti con il cuore, con la forza, e le istituzioni ci stanno riconoscendo questo grande lavoro, lo stanno riconoscendo i volontari, e questo a loro fa molto piacere. Anche qui ho visto il sistema di protezione civile a supporto di queste attività, tanti volontari, tante divise colorate, i privati, il pubblico, quindi uno sforzo che noi abbiamo conosciuto anche su questa terra, su altre situazioni. Credo che questo sia, come dire, qualche cosa un po' da sottolineare.